Salve ragazzi, sono Mr. Amon. L'inquietudine ed il mistero generati dai prossimi filmati lascerebbero chiunque interdetto e atterrito dalla paura. Rappresentano esperienze in cui chiunque potrebbe incappare, non così aliene e lontane dalla realtà comune, ma che nella loro banalità e stranezza lasciano sin troppe domande senza risposta. Il personaggio televisivo Zach Ketchum, famoso per il programma Swamp People, è alla caccia di un pitone in alcuni ambienti sotterranei. Si tratta di luoghi abbandonati e umidi, il posto ideale per animali come serpenti. Appena entrato, però, avverte che l'edificio non è così anonimo, rendendolo nervoso e guardingo. And honestly, feel like I shouldn't be in here. Hello? Hello? Guys, it's really creepy in here. And it's really big. Hello? Entrato in una prima stanza, nota che le pareti ed il soffitto sono stati probabilmente spogliati di tutto, ed inquietanti murales prendono spazio sui vecchi muri. Mentre riprende, qualcosa sembra fare rumore dall'interno di una stanza. Nel corso della sua ricerca, Ketchum si sente spesso osservato e seguito da qualcuno. Le stanze gli sembrano tutte uguali e posizionate in modo labirintico, tali da renderli difficile orientarsi, finché non sente qualcosa di terrificante. This is spooky right now. What? What? Hello? Oh my God. Oh hell no. Hell no. Oh crap. The voice has stopped. The voice has stopped, guys. What the? I guess it could be someone. Dude. Un suono d'eco, quasi come un canto corale, si insinua nelle stanze lasciandolo atterrito. Più tardi, altre voci che sembrano una vera e propria conversazione lo costringono a spegnere la luce per non farsi trovare. Quando il peggio sembra passato, tuttavia, qualcosa lo trova. Nei frammenti finali del video si vede una figura incappucciata, vestita di nero in piedi davanti a lui, prima che la telecamera si spenga. Il reporter spiega che in realtà non c'era nulla, ma di aver avvertito la sua presenza per tutta la sua permanenza lì, tanto da decidere di andare via da quei luoghi infestati subito dopo. Hello? Una ragazza, andata a fare shopping in un centro commerciale, decide di provare alcuni capi all'interno di un camerino. La cosa più normale e banale del mondo,
se non fosse per un piccolo ma agghiacciante dettaglio che decide di immortalare. Dietro il tipico specchio presente in ogni camerino, una debole luce rossa si intravede, come fosse un tipico LED delle telecamere di sorveglianza. Sarebbe sconvolgente pensare che possa esistere una situazione di questo tipo, spiati e violati nella privacy, eppure il video è piuttosto chiaro, facendo raggelare le vene. Da alcuni mesi spopola su internet Randonautica, una particolarissima applicazione che consente di realizzare delle piccole avventure in luoghi inediti. Funziona tramite strumenti di localizzazione e a chi la utilizza è sufficiente esprimere un desiderio o rivelare qualcosa che si spera di trovare nelle vicinanze, perché l'applicazione indica delle coordinate casuali nel raggio di 3000 metri in cui scovare l'oggetto del desiderio. L'applicazione consiglia di giocare sempre in gruppo ed ha l'obiettivo di stimolare l'entusiasmo e la curiosità. A volte, però, essere troppo curiosi porta a scenari inaspettati. In questo video, girato su TikTok, si assiste alla terrificante scoperta fatta da un gruppo di ragazzi statunitensi lungo le coste dello stato di Washington. Utilizzando Randonautica, hanno seguito delle coordinate che li ha condotti su un tratto di mare lungo il West Seattle, dove hanno trovato una misteriosa valigia abbandonata sulle rocce. I ragazzi scherzano sul suo contenuto, sperando magari nella realizzazione del loro desiderio, ma non sanno ancora cosa li aspetta. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go, hold your stuff. Bro, wait, open it. Open it. It was sweet. It stinks, y'all. It washed up. It's Tentando di aprirla con dei rami, si allontanano subito dopo averlo fatto, colpiti dal nauseante odore che sprigionava il suo interno. Una volta chiamata la polizia, scoprono una verità orribile. Un'altra avventura tramite Randonautica, un incontro meno forte ma altrettanto inquietante ha luogo. Tyler Sack, un ragazzo del Nevada, riprende una stranissima donna che si trova sul punto indicato dall'applicazione. Ha un aspetto trasandato, porta con sé un carrello della spesa e guarda furiosamente la camera del cellulare, senza alcun motivo apparente. Oh my god, Tyler! 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 I'm recording you. She's like, in un video girato da Matt Hall, un altro ragazzo che ha deciso di sperimentare la nuova applicazione, viene ripreso il luogo che gli è stato indicato da Randonautica. Il ragazzo, piuttosto scettico, raggiunge le coordinate che lo portano nel mezzo del bosco. Girandovi a bordo del suo SWAT, scopre una vecchissima automobile abbandonata tra gli alberi. Sembra lasciata lì da oltre 20 anni, tanto che non esiste nemmeno più traccia della strada che le avrebbe dovuto consentire di raggiungere quel posto. Non appena si avvicina, tuttavia, qualcosa cambia. Una spettrale folata di vento attraversa le fronde degli alberi, lasciando l'autore del video senza parole. Ma non è tutto.
Una voce o qualcuno in lontananza lo convincono a scappare, avendo deciso di avventurarsi da solo in un posto così isolato e misterioso. In un secondo momento, lo stesso ragazzo decide di tornare in quel bosco per capirci qualcosa in più. Ma a parte alcuni indumenti e dei pur sempre inquietanti giocattoli per bambini, distrutti e abbandonati nel mezzo degli alberi, non sembra trovare nient'altro. Deciso a tornare indietro, un altro incentivo lo convince ad affrettarsi nel fare ritorno a casa. Alright guys, I came back to the location that I heard that voice when I was rando nodding. See, there's a car there. Is anybody there? Guess not. Alright, I don't know if this means anything, but there's a shirt here, a water bottle, there's water in the bottle. There's like children's toys, like all broken, like, alright, that's creepy. This is the middle of the woods, there should be nothing here, I'm so confused. Alright, other than the shirt and like the toys and stuff, there's nothing else here. I walked like all around the car, but I don't see anything else, it's all that's here. Is there anybody here? I'm starting to get creeped out here. It's getting dark out, so yeah, I'm not coming back here anymore. I just watched that back and I realized that it asked me to play a game. Don't go random.